sia quel tecnicismo di carattere burocratico che in questi anni anche nel campo del sociosanitario abbiamo costruito. Ora valutiamo tutto con il budget di carattere economico-finanziario fondamentale, no? Fondamentale. Però come ho detto ieri in un brevissimo incontro che abbiamo fatto con operatori della sanità pubblica dell'ospedale mentre firmavamo con il presidente della regione Marche, della regione Umbria, l'accordo sul telesoccorso, ho detto mi piacerebbe che smettessimo di dire ogni volta che parliamo di sanità che abbiamo i conti in ordine, che non abbiamo aumentato ticket. Questo è un punto fondamentale che abbiamo raccontato in questi anni e che dobbiamo mantenere, ma dobbiamo, a mio avviso, da adesso in avanti essere noi stessi a scavare nella complessità della nostra società, ricercare quali sono le domande che emergono dalla società e provare a costruire risposte adeguate. Questo è il punto, non una diciamo così duplicazione o il replicare di servizi in maniera statica. Che voglio dire? Nel campo dei disturbi del comportamento alimentare abbiamo fatto e stiamo facendo una fatica, e poi arrivo alla risposta, non voglio eludere, anche perché ci sono da parte nostra le risposte, però si è fatta un po' una fatica a dare una lettura complessiva di questo fenomeno, tant'è che le esperienze che sono nate nella nostra regione intorno o attorno, dentro al tema di cui discutiamo oggi, sono risposte legate a delle proiezioni individuali più che ad una dimensione di linee guida complessive. Ci sono, l'assessorato alla sanità regionali le ha fatte, alcune le condividono di più, alcune non neanche le leggono perché non, invece non. Ecco, a me piacerebbe che questa complessità, ovviamente non scompaia, anzi, sia ancora più presente questa articolazione che c'è nel nostro territorio, nelle nostre città, ma che quel collegamento al quale faceva riferimento prima il dottor Grignani, cioè dell'essere indispensabile l'uno dell'altro, il servizio pubblico e le esperienze come il Pellicano, siano dimensione pubblica dell'offerta sanitaria. Noi non stiamo di fronte ad un'esperienza che rischia, non dobbiamo essere di fronte ad un'esperienza che rischia di scomparire perché fondata su una dimensione volontaristica o di reti di amicizie, ma dobbiamo strutturarla all'interno del sistema sanitario pubblico senza perdere la ricchezza della dimensione di collegamento che nella società si è riusciti ad attivare con il Pellicano. Non so se nella mia testa sono chiaro, dato che dovrò fare per un altro po' questo mestiere, lo attuerò anche. Non so se sono riuscito a farlo comprendere, ma questo è quello che vorrei che si facesse, che lo capissero i servizi pubblici, che lo capisse innanzitutto la politica sanitaria, che lo capisse chi lavora nei servizi pubblici e che nella società iniziative come queste non venissero viste come residuali o fondate su uno spontaneismo che è sempre sul filo del rasoio. È per questo, chiudo, che dopo vari tentativi abbiamo capito che la risposta migliore fosse quella di far rimanere quella centralità anche fisica della struttura del Pellicano, non soltanto la centralità delle politiche, dunque il luogo dove era il Pellicano, a mio avviso il luogo giusto, perché non deve uscire da una dimensione della vita, di una quotidianità di una città. Rimarremo lì, si amplierà
la struttura, raddoppiandola, credo adesso sui metri quadri non sono sicuro, ma sicuramente passiamo da un appartamento a due, raddoppierà, si adeguerà, si uscirà da questo assillo che non si può fare la convenzione perché il bagno non funziona, cioè queste follie per cui il mondo va rotolo, il nostro problema è il water della struttura dei Tre Archi. Risolveremo anche questo tipo di aspetto. Si costruirà una convenzione che farà sì di avere un rapporto, innanzitutto una stabilizzazione di questa esperienza, che non deve minimamente far perdere quella capacità di costruire relazioni nella società in maniera spontanea. Stabilizzerà il rapporto tra questo tipo di servizio e servizi pubblici, e questo spero, mi auguro, consenta anche di replicare e fare in modo che questa buona prassi possa essere ripetuta anche in maniera diversa rispetto alle azioni concrete che sono state fatte qua dentro. Non credo siano queste le uniche modalità in assoluto che possiamo attuare dal punto di vista terapeutico, poi lo dirà chi lo deve dire, ma io dico dalle azioni concrete, dal collegamento con la società. Ecco, io vedo questa come la dimensione dell'impegno politico collegato al tema di cui abbiamo discusso, e vedo il testo, il libro che è stato fatto come un manuale, che sembrerà una cosa forse fuori tema, insomma, però un manuale per chi vuol fare l'amministratore locale, in modo da cogliere le diverse sfaccettature della società e non pensare che la politica è fare in modo che gli equilibri del Consiglio Comunale funzionino, poi tutto il resto speriamo che si risolva da solo. Gli equilibri del Consiglio Comunale funzionano se c'è la forza che viene da una elaborazione, da una lettura della società, da una idea di città e di comunità, e dalla capacità di costruire delle risposte. Forse è un po' ambizioso, ma senza l'ambizione non avremmo avuto neanche la rivoluzione del francescanesimo di cui abbiamo detto oggi. Grazie. Mi resta che ringraziarvi tutti, ringraziare Federica Angelantoni, Fra Paolo, Marco Vignani, Vladimiro Boccali, di salutarvi, di ringraziare voi per l'attenzione con la quale ci avete seguito, e di ricordarvi che prima di andarci a prendere un aperitivo e conversare insieme qualche minuto, c'è ancora un quadro di danza per salutarvi. Grazie. Done.